Noi siamo abituati a considerare le fabbriche come luoghi entro cui entrano materie prime ed escono prodotti finiti, ma anche rifiuti. Bene, per noi questo è un errore. Le fabbriche dovrebbero essere luoghi entro cui entrano materie prime ed escono solo prodotti, non rifiuti. Pensiamo alla cucina. Quando facciamo bollire le verdure, alla fine abbiamo le verdure cotte, che sono buone, ma abbiamo anche delle materie di scarto, che è l'acqua di cottura, che consideriamo comunque buona ugualmente e la chiamiamo brodo. Ecco, noi vogliamo fare esattamente questo, cercare di capire come trasformare l'acqua, d'acqua sporca, in brodo. Noi partiremo da aziende estratte vegetali, così avremo come case study. Cercheremo di capire se la matrice vegetale che deriva dal processo di estrazione ha un mercato e in che forma può essere veicolato questo mercato. A partire da questo poi vorremmo generalizzare la modalità che abbiamo individuato per capire come qualsiasi azienda possa finalmente smettere di produrre rifiuto, ma possa iniziare a produrre soltanto valore, perché questo è quello che devono fare le aziende, produrre valore.